la decarbonizzazione dei sistemi di produzione agricola è una delle nuove sfide con cui il nostro sistema di produzione agricola si deve confrontare. Dobbiamo quindi riuscire a ridurre quelle che sono i contributi che la nostra agricoltura dà e il nostro sistema agroalimentare danno all'emissione di gas a effetto serra. Questa è una sfida perché significa ridurre i consumi energetici o perlomeno sostituirli con altri e dall'altra anche riuscire a far sì che i nostri suoli siano capaci di mantenere la sostanza organica e quindi di non emettere anidride carbonica. Bene, se questa è la sfida, le soluzioni di fronte sono molteplici. Una di queste è anche quella di andare a produrre all'interno delle nostre aziende una parte dell'energia che esse stesse consumano. Il PNRR ha delle misure specifiche al suo interno che prevedono proprio la possibilità che le aziende agricole diventano produttrici di energia. Già lo fanno in molte, ma è chiaro che c'è l'obiettivo che questa opportunità venga colta da moltissime altre imprese, per esempio attraverso le misure che cercano di portare anche sui tetti, per esempio delle aziende zootecniche, così come delle altre aziende, una produzione di energia fotovoltaica, oppure anche quello che oggi andiamo chiamando agrivoltaico, cioè un sistema dove si integra la produzione agricola con la produzione fotovoltaica. Queste sono sfide perché le dobbiamo mettere sul territorio, le dobbiamo far crescere in maniera integrata con quella che è la produzione di cibo e su questo certamente c'è molto da lavorare e sarà uno degli temi su cui ci troveremo a confrontarci nei prossimi anni sempre con maggiore impegno.